La replica di Luciano D'Amico a Marsilio e al centrodestra abruzzese è arrivata a stretto giro nel pomeriggio di ieri nel corso di un incontro elettorale a Loreto Aprutino. D'Amico, dopo aver liquidato come un segnale di debolezza l'affondo del suo competitor sulle bolle di sapone che spariscono come le balle del centro-sinistra, ha ridimensionato la questione, auspicando una campagna elettorale leale e sui temi. Io auspico che sia una campagna elettorale basata su un confronto delle idee e su un confronto dei progetti. Io sono convinto che la posta in gioco sia il futuro della regione Abruzzo e per questo la campagna, sono certo, sarà non solo leale ma anche estremamente importante, perché gli abruzzesi possano scegliere consapevolmente un progetto di governo. Poi D'Amico ha parlato anche della coalizione che lo sostiene, sottolineando che le varie forze politiche hanno messo da parte divisioni e divergenze per puntare su un programma comune. Abbiamo condiviso le linee guida e i principi fondanti su cui è stato costruito il programma di governo. I principi fondanti sono equità, giustizia sociale, solidarietà, sono i principi che sono scritti nella nostra Costituzione repubblicana, e non stupisce che due grandi partiti come il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, ma voglio ricordare anche gli altri partiti che fanno parte della coalizione, a iniziare da Azione, tutti i partiti della sinistra, tutti i riformisti, tutti i civici, non stupisce, dicevo, che ci sia stata questa grande condivisione dei principi fondamentali su cui è stato costruito il programma di governo.